Alt. Intensa attività patrioti. Allarmato nazifascisti, zona Macerata. Alt. Presidio Macerata, 800 militi. Rafforzati 300 tedeschi SS. Alt. Sinceramente faccio veramente fatica ad immaginare che qui in questa vallata davvero stupenda e che oggi naturalmente possiamo gustarci in totale tranquillità, un tempo si siano svolte scene di guerra. Vicino alla scuola lo uccidono con alcune raffiche di mitra. Don Enrico Pocognoni aveva appena 32 anni. Anche oggi sono andato alla ricerca di una storia da raccontare, una storia, ahimè, piuttosto triste, che ha coinvolto numerosi partigiani che hanno lottato fino alla fine per difendere queste terre. Il Monte San Vicino rappresenta sicuramente il luogo ideale dove fare delle piacevolissime passeggiate, il luogo della oramai famosissima faggeta di Canfaito, spettacolare durante il periodo del foliage. E se vogliamo racchiudere il tutto in pochissime parole, possiamo dire che rappresenta il luogo che oggi possiamo gustarci nella tranquillità più assoluta. In questo momento mi trovo nei pressi di Chigiano, che insieme alla località di Valdiola e del paese di Braccano, che si trova qualche chilometro da qui, rappresentano i luoghi principali nella storia della Resistenza. Qui, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, è stata combattuta una delle più aspre battaglie che ha coinvolto i partigiani schierati appunto per la Resistenza. E oggi, per rivivere e ricordare questi avvenimenti, proverò a raccontarvi i fatti e le vicende che sono accadute. Toccheremo diversi punti, alcuni molto importanti, dove sono stati posti dei cippi in memoria dei valorosi che hanno combattuto fino all'ultimo respiro. E quello che vedete alle mie spalle è il memoriale in ricordo delle vittime che sono cadute proprio qui nei pressi del piccolo paese di Chigiano. Quindi inizia da qui il racconto di questa giornata. Nella bibliografia e nelle testimonianze è riscontrabile qualche discordanza su diversi aspetti: la durata dei combattimenti, il numero delle forze in campo e quello delle vittime partigiane e nazifasciste. Tuttavia non vi è incertezza sulle 6 vittime partigiane che furono trucidate proprio da queste parti. In realtà 5, poiché il sesto venne ucciso nei pressi di Corsciano. Era il 24 marzo del 1944 e questo giorno rimarrà sicuramente nella storia per via di questo tragico episodio. Ecco come sono andate le cose. Vennero condotti lungo il parapetto del ponte di Chigiano e furono feriti alle gambe da delle raffiche di mitra e così feriti vennero poi gettati uno ad uno nel sottostante fiume Musone da un'altezza di oltre 15 metri. Non ancora paghi della loro azione atroce, li finirono a colpi di pietra e sfregiarono i loro corpi con dei pugnali. In quel gruppetto c'era anche un certo Dimitrov, un partigiano russo a cui era stato obbligato di assistere a questa scena, che però non venne ucciso qui in prossimità del ponte di Chigiano. Venne trascinato infatti nel vicino paese di Corsciano e a quel punto venne fucilato. Dopo questo inizio non proprio roseo, la mia esperienza continua. Ci sono altri fatti di cui voglio parlarvi. Dopo circa 30 minuti di cammino arrivo in località Valdiola. Si tratta di un piccolo gruppo di case rurali inserite in un contesto paesaggistico davvero incredibile. Dalla fine del 1943 si era stabilito per ragioni di sicurezza il primo battaglione Mario, guidato dal comandante Mario De Panger. Nella tarda notte tra il 23 e il 24 marzo del 1944 giunse l'allarme di un imminente attacco proveniente dalla direzione sud. Allarmato nazifascisti, zona Macerata. Alt. Presidio Macerata, 800 militi, rafforzati 300 tedeschi SS. Alt. Le truppe nazifasciste stavano avanzando con forza tra le montagne. Si parla di oltre 2000 unità, soldati armati fino al collo e con l'idea di attaccare i partigiani su un fronte molto vasto. I reparti avanzavano da Matelica su Braccano, da Castelrimondo su Gaiole e da San Severino su Chigiano, il paese di cui abbiamo parlato poco fa.
La prima postazione a cadere fu quella di Braccano e a seguire fu la volta di Roti. La caduta dell'abbazia di Roti lasciò scoperta la località di Valdiola, che fu il luogo prescelto dove ripiegarono gli uomini del battaglione Mario. A causa della sua posizione geografica, Valdiola non poteva naturalmente resistere ad un attacco così massiccio, quindi i partigiani, per riuscire a difendersi, si ritirarono nelle colline circostanti, impegnando il nemico per l'intera giornata e rendendogli difficile l'avanzata. Nonostante questo, le truppe nazifasciste riuscirono ugualmente ad arrivare qui a Valdiola, occuparono alcune case che poi andarono a bruciare e fortunatamente in quell'occasione non ci furono vittime civili. Il comandante De Panger ricorda: la lotta è in campo aperto, i boschi nudi, le macchie spoglie, la neve sulle alture rendono troppo visibile ogni nostro movimento, eppure grossi nuclei di partigiani con violente azioni di fuoco di armi automatiche pesanti e con improvvisi attacchi ravvicinati con bombe a mano e mitra attaccano il nemico da tutte le parti. Solo verso le 13 i tedeschi riescono a scendere a valle e ad occupare le quattro case che costituivano Valdiola. Dopo aver combattuto durante tutto il giorno, a notte oramai giunta, i gruppi schierati per la resistenza riuscirono ad ottenere la ritirata nazifascista. Il tentativo tedesco di disperdere e annientare le bande partigiane nella zona del San Vicino fallì. Sempre in questa zona, nel mese successivo, ci fu una seconda ondata di rastrellamenti che interessò appunto la località di Valdiola. Ma di questo ve ne voglio parlare più tardi, mentre adesso mi voglio spostare nel paese di Braccano. E oggi questa cittadina è conosciuta come il paese dei murales e grazie ai social è diventata famosa nelle Marche, ma penso anche fuori regione. E passeggiando per il paese se ne possono trovare diversi sulle facciate delle case e devo ammettere che sono anche molto belli da vedere. Ma oggi non volevo parlarvi di questo, ma piuttosto di un fatto molto grave che è accaduto proprio qui a Braccano. Era il 24 marzo del 1944 e le truppe nazifasciste stavano avanzando con forza, portando avanti la loro opera di rastrellamento. La prima località ad essere occupata fu proprio Braccano. Le case vennero perquisite e saccheggiate mentre il campanile della chiesa veniva cannoneggiato a colpi di mortaio. Ma soprattutto vennero raggruppati in un campo tutti gli uomini lasciati in una drammatica attesa, nel terrore e nella disperazione. E fu proprio in quel campo che venne fucilato il partigiano Dema de Lucernoni, dopo che fu costretto dai fascisti a scavare la sua fossa. A quel punto gli abitanti terrorizzati scapparono nella vicina contrada Vinano e con loro c'era anche Don Enrico Pocognoni, che molto probabilmente riuscì a sventare questa operazione di sorpresa da parte delle truppe nazifasciste, riuscendo a suonare le campane. Durante la fuga però il sacerdote viene avvistato dai suoi inseguitori mentre si ritrova a soccorrere un compagno che proprio in quel momento era stato colto da una crisi epilettica. Ma con estremo coraggio Don Enrico riuscì a resistere, quindi non rivelò i nomi dei partigiani che aveva aiutato e nemmeno dove si trovassero i loro nascondigli. Questo naturalmente poteva significare solo una cosa: insulti, umiliazioni e percosse. Non ancora contenti di quello che avevano fatto fino in quel momento, lo obbligarono a togliersi le scarpe e a piedi nudi a camminare in una fossa piena d'acqua, costringendolo a cantare il ritornello di Giovinezza, Giovinezza. E come ultima cosa lo spingono giù per un campo e vicino alla scuola lo uccidono con alcune raffiche di mitra. Don Enrico Pocognoni aveva appena 32 anni e questo che vedete qui dietro alle mie spalle è il memoriale in ricordo di questo sacerdote e rappresenta anche il punto esatto dove venne ucciso. Poco dopo subirono la stessa fine anche Temistocle Sabatini, Ivano Marinucci e il somalo Turnur. Anche loro furono picchiati, insultati e alla fine uccisi nello stesso campo dove poco prima era stato ucciso Don Enrico Pocognoni. Mohamed Raghe invece cadde poco dopo in combattimento nei pressi del Monte Canfaito. Il 26 febbraio 1969 l'attuale presidente della Repubblica Italiana Giuseppe Saragat conferì al sacerdote la medaglia d'oro al valore civile con la seguente motivazione:
parroco in una località in territorio invaso da truppe di occupazione, si prodigava infaticabilmente in una generosa ed intrepida opera di apostolato intesa ad alleviare le sofferenze della popolazione locale. Fervido animatore della resistenza, veniva arrestato nel corso di una rappresaglia e sopportava con dignità e fermezza maltrattamenti e sevizie, pagando con la vita la sua dedizione ai più nobili ideali. E qui a Bracano troviamo anche un altro memoriale con le foto e i nomi delle persone che sono state uccise, e sopra troviamo anche un mezzo busto in marmo in onore naturalmente del parroco Don Enrico Pocognoni. Durante le operazioni di rastrellamento delle truppe nazifasciste, Salvatore Valerio si offrì volontario per rafforzare, con un gruppo di compagni, una posizione di difesa presa particolarmente di mira dai tedeschi. Infiltratosi nelle file del nemico, sostenne valorosamente lo scontro, fino a quando esaurì tutte le munizioni. Una volta di fronte ai nemici, invece di arrendersi, lanciò contro di loro l'arma oramai inutilizzabile e cadde, colpito a morte. Oggi in quella zona si trova il memoriale in ricordo proprio di Salvatore Valerio. Nel mese successivo, il 26 aprile del 1944, ci fu una seconda ondata di rastrellamenti che interessò nuovamente la zona di Valdiola. Dopo uno scontro con un gruppo di partigiani del battaglione Mario, i tedeschi uccisero Venturino e Armando Falistocco, il garzone Giuseppe Poeta e il carbonaio Marino Costantini. Accusati di aver ospitato i partigiani, furono tutti fucilati e poi dati alle fiamme. Queste sono le vicende che sono accadute in un tempo non troppo lontano dai giorni nostri. Storie vere che hanno visto il sacrificio umano in una terra dove oggi si fa fatica ad immaginare che tutto questo è accaduto veramente.